Rieccoci qua. Come promesso, faccio un'altra partita e quindi andiamo ad affrontare il Napoli dopo la bella vittoria con l'Udinese, una partita neanche tanto sofferta. Adesso qua qui incontriamo una corazzata. Andiamo subito a fare la formazione, andiamo avanti, se no viene notte. Questi sono forti. Non capisco il perché prendono sempre gli stessi giocatori, l'Oriente, c'hanno sempre i soliti. Non capisco. Boh, sta struttura di PES anche sul calciomercato di far riprendere i giocatori. Qui dobbiamo giocare molto compatti, istruzioni avanzate e ancoraggio assolutamente lo togliamo. Mettiamo come gioco col Torino, mettiamo difensivo il mediano e facciamo linea difensiva bassa. Boh, tutto il resto non lo andiamo a toccare, lasciamo tutto com'è. Piric, io qui, vabbè, c'è lui pompato, gioca lui. Interregger, Nkoulou, che sono le due coppie centrali in questa partita. Jefferson, Abecasis, facciamo rientrare Bolbata, diamo un po' di respiro ad Abecasis. Cigarini, Diawara in questo caso non è pompato, quindi possiamo fare questo movimento qui, mettere Tonali qui, Cigarini mi può giocare da quella parte, Viola, per questo. Gudonsé, va ragazzi, di cosa stiamo parlando? Mettiamo Gudonsé, cazzo. Poi Chiesa, Esposito, Gomez, io lo toglierei e questa partita, ragazzi, proverei Sinclair. E niente, raga, giochiamo così, speriamo vada bene. Loro sono molto forti, Madonna, che squadra. Sono più che altro il centrocampo, che anche la difesa, Tonelli, quell'infame di Maximovic, Castan, mamma mia. Bella squadra, andiamo. Questa è l'ultima per oggi e poi tempo e fattori di casa permettendo, vediamo domani se riesco ancora ad andare avanti. Siamo a metà del girone di andata. L'hashtag tenete presente l'11 della partita che posterò adesso. Quindi si ripartirà poi. Avrei dovuto mettere 12, ma fate presente 11 e Buonasera e questo sarà il benvenuti all'incontro 12. di oggi. Che condizioni Ho avrà sbagliato stasera? come sempre a Ma che scrivere. dire, Siamo a che San Paolo, paura, tutto che pieno. paura. Niente nuovo, c'è una L'Oriente, mamma leggera mia. apparenza di ansia. C'hanno C'è una Xavi, leggera Madonna apparenza santa. di ansia. Insomma, Sarà tosta, davvero una ragazzi. bella Tanti, serata. Partita perfetta tanti per da giocare Pisa. pace. Prima di San sentire il Paolo, peso che della poi vabbè non è sconfitta, così, comunque. di cosa è Si stato giocato parte, per farti batte il Napoli, tornare in classe? attenzione. Mamma mia, raga. Questa è tosta, Questo è un complesso sportivo che non passa certo Questa. inosservato. Dai, Giocare poteva tra queste prenderla Chiesa. mura Sbaglia è un sogno per ogni professionista. Napoli qua, subito. Gudonzé. Gli avversari sono in gran forma, Luca. Bello il Napoli vuole vedere lancio. statistiche Vediamo Sinclair. mostruose. Se Bella fa la palla Viola, dentro se Tonali si trova Bresposito. per Cigarini, si dice che Così, Chiesa dovrebbe iniziare deviata a leggermente. lavorare sulla Poi, libera metà non dargliela. opposta. Per Era in fuori incrementare gioco la loro Esposito. sicurezza, Adesso, bisogna bella. essere Prova a palla alla girarsi. porta. Prova Qui c'è il Viola. tiro. Mamma Oh! mia. Grande. Questo errore potrebbe essergli fatale. Facciamoli Vediamo se uscire, passa. facciamoli uscire. Gudonsé, subito per Non Chiesa. importa. Il tiro Chance di per Napoli. Chiesa! Mamma mia. E anche stavolta Ci niente siamo miracoli. fatti vedere, ci Chiesa siamo fatti si trova su vedere. E segnali questo è di importante. rigenerazione. Dobbiamo Vediamo se giocare senza riusciranno a paura. capitalizzare le uscite di Chiesa. Maximovic. Attenzione, adesso ci prova il Napoli a Xavi. fare la sua azione. Xavi. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bravissimo Bolbat che gli ruba palla. Cigarini. Attenzione qui. Palla. Chiesa. Cercano Bella, bella l'idea. Però era chiuso. Gudonsì, l'orientante, ma pronto. c'è il recupero della difesa. Buona l'intenzione del passaggio. Attenzione, Allarga mamma il mia lato come gioca destro. il Agli Napoli. avversari non è stato difficile fermare l'azione. Con Controllo un loro gran fisico raddoppio di della Cigarini passata. gliela portiamo via. E poi questo Controllo della lancio, presenza. attenzione per Sinclair. Passi Sinclair, dietro niente, lentamente. alla Gli avversari meglio. hanno fatto buona guardia. Difensore del Napoli, attenzione qui, riparte il Napoli, Baraia, attenzione, Gudonsi su di lui. Buono C'è la palla lunga in avanti. raddoppio, Per esempio, ancora che non l'effetto usciamo di fuori, un'apertura gli ha palla impedito indietro, di andarsene via bravissimi, così, in palla al culo. Tonali, piede. Il Napoli ha Interregger, ottenuto un bel risultato in questa Gudonsi, inizio partita. si fa Grazie vedere soprattutto all'intelligenza e riceve sulla tattica del fascia, la giocatore. palla ancora a Rischiava tanto Jefferson. mettendo in campo contemporaneamente Gudonsi, molti attaccanti. mamma mia Alla fine ragazzi, si è rivelata la scelta la giusta. testa che mi Se non gira, fosse non stato so per come lui mai. probabilmente Tonali, l'avrebbero perso.
Ancora manovriamo bene qui. Bello questo lancio. Sinclair prova a poggiarla di testa. Non ci arriva, ma ci arriva dall'altra parte. Attenzione! Bella, bella! La mette in mezzo, dai! Credici, credici, credici. Esposito, credici lì. Mamma mia, che se vinciamo a San Paolo sarebbe il colmo. Attenzione, Napoli che però è sempre pericoloso quando manovra la palla, manovrano molto veloce. Attenzione, ancora Gudonsi che cerca di andare a dar fastidio, centrocampista del Napoli. E poi grande Tonali, mi fischia al fallo, io non capisco, le porto via la palla quasi pulita, non lo so, fammi vedere. Sì, ha preso palla e piede, però secondo me ha preso anche la palla. Comunque, calcio di punizione. Attenzione a Xavi, e qui è pericoloso. Va, mostruosa parata di Piric. Mamma mia, che parata, ragazzi! Cosa è andato a togliere con la manona? Grandissimo portiere. Mamma mia, grande, 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 bravo. Attenzione qui. Batte il Napoli da calcio d'angolo e poi lasciamola sfilare e palla in fallo laterale per il Pisa. 22esimo 0-0. Gudonsi, mi sbaglia l'appoggio qui, meno male che c'è Interregger dietro. Piric, Nkulu, Tonali. Buona l'idea qui sulla fascia. Gudonsi fa andare Jefferson, la cede verso Esposito, la gira subito per Chiesa. Ancora, ancora qui, attenzione. Non ho tirato perché ero troppo in diagonale, l'avrebbe preso il portiere. Stiamo giocando molto bene. Gudonsi, aspettiamo il movimento che avviene ora, non è fuori gioco per niente. Bravo Esposito. Attenzione. Ero pronto al tiro, ma non mi sono fidato di tirare. Attenzione, va via, molto bene. Jefferson la tiene, la mette in mezzo. Colpo di testa, e c'è il gol, e c'è il gol. Mamma mia, cosa ha fatto Jefferson? E segna ancora lui, Chiesa. Mamma mia, mamma mia. Ma cosa ha fatto Jefferson qua? 1-0 Pisa San Paolo. Incredibile, ragazzi. Ma guardate cosa ha fatto qui Jefferson, la tiene, si gira, va via in velocità, ma questo è un gran terzino, palla e colpo di testa in tuffo, gran gol di Chiesa. 1-0 Pisa, ragazzi, giochiamo sempre così, cerchiamo di stare tranquilli, fischi al San Paolo, fischi, perché è un bel po' che il Napoli non vince lo scudetto in questa Master, direi che sono varie Master che non vince niente. E poi grande ancora Jefferson supremo, palla ancora verso Chiesa, poi ancora, ma grande Sinclair qui che si recupera la palla, la teniamo molto bene, bravo, vai Gudonsi, bella che si è proposta sulla fascia, la tiene. Ancora Jefferson che arriva, gli viene data il cross in aria, no, deviato. E poi fallo laterale, grande partita di Jefferson fin qui. Gudonsi, palla a Chiesa, la dà indietro a Tonali, prova il tiro, ribattuto, attenzione, ancora Gudonsi, la recupera, ancora Tonali, prova il tiro a giro, mamma mia, oh, l'ho vista dentro. Ma che tiro Tonali, guardate che roba, sul recupero di Gudonsi di tacco, poi Tonali la stoppa, si gira, un tocco, il tiro a girare, mamma mia, Dio buono, gli ho dato l'effetto dalla parte opposta, e Dupe ci arriva, mamma mia ragazzi. Ancora Jefferson, dalla bandierina, la tocca, qui in mezzo, attenzione, palla Gudonsi. Il tiro, ancora la ribattuta, ancora, ancora Pisa che cerca di recuperare la palla. Bravissimo, bravo Interregger, teniamoli qui, pressiamoli. Nkolo, buono il gioco del Pisa fin qui, Cigarini, buona la partita anche sua, Chiesa, poi Gudonsi, 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 Gudonsi.
Palla Jefferson, aspetta il movimento qui sulla fascia, non avviene, allora lui retteggia ancora. E ancora Gudonsi per il grande Jefferson, la mette in mezzo il tiro. Mamma mia, Esposito! Mamma mia ragazzi, ma che Pisa, mamma mia. Applaude San Paolo per il gioco del Pisa. Veramente pericolosi qua, mamma mia dove è passata. Va bene, grande Esposito. Mamma mia dove è passata questa palla. Napoli fin qui inesistente, ma attenzione, sempre alta la guardia, c'ha grandi giocatori. Il Napoli attiene il possesso palla ma non riesce a creare un pericolo reale. Ma gioca malissimo, giocano malissimo, giocano malissimo. Sinclair, Sinclair e tiro, porca puttana, cosa ha preso ancora, incredibile ragazzi, incredibile, e finisce, mamma mia raga, mamma mia ragazzi, 5 minuti e arrivo perché mi gira un po' la testa e voglio andarmi a sciacquare, scusate. Grande Pisa, 1-0. Hanno creato una palla gol dietro l'altra, Fabio, un vantaggio che non sorprende, ma hanno raccolto meno del seminato. Non devono abbassare la guardia nella seconda parte. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Rieccomi, scusatemi, ma porca miseria. Se mi sentivo svenire, credetemi, sono dovuto andare a bagnare. Perché la testa, perché niente ragazzi, io direi di lasciare così. Stiamo giocando molto bene, 1-0. E ripartiamo. Tonali. Palla larga per Jefferson. Si fa vedere Gudonsi, si fa vedere Jefferson, con calma, avanza. Prova il passaggio di prima, bella ancora Chiesa, palla ancora qui, attenzione, Chiesa! Mamma mia, un po' lento nei movimenti, chiaramente giovane, si deve fare, però ragazzi, un buon Pisa, stiamo manovrando molto bene, Massimovic, attenzione, teniamola qui, chiudiamo, attenzione. Fallo che qua c'è, cazzo, non dobbiamo farli sti falli dal limite dell'aria, hanno i tiratori, Interreger oggi capitano, anzi Gudonsi viene avvisato lì, la prossima volta scatterà il cartellino, vediamo, sì, piede netto, calcio di punizione, oh madonna raga, questi fanno paura quando calciano, bella la barriera che mi salta bene, riceve un pallone in
No, no, no. Milik. No, Castagne, pareggio. È stato bravo, ma non poteva bloccarla quella lì poi. Guardate, chiaramente la palla doveva finire. Ok che Interregger qua è stato molto lento a recuperare, no? Chi era? Al nero, Diawara. Però io dico, tutte le volte che ribatte il portiere deve andare sui piedi dell'attaccante. A me, vedete perché si perdono punti? Per sti bug di merda, guardate, non poteva rimanere lì la palla, no, no. Va bene, non importa, andiamo avanti. Si sa che script di merda che c'ha sto gioco, no? Quindi, andiamo avanti. Niente da fare. Adesso comincerà a non passare più un passaggio, Io mi metto a fare melina e porto a casa un punto. Volete vedere? Abbasso tutto il raggio d'azione, tutta la squadra. E questi non prendono più palla, perché a me fa incazzare queste cose. Cristo. 1-1 comunque, dai. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono Chiesa! Guardate, guardate, col contagiri. Col contagiri, no? Se non la deviava il difensore non andava neanche fuori. Ma vaffanculo, va. Una bordata del genere, ma vaffanculo, va. Calcio d'angolo battuto. Jefferson. Cigarini. Ciga! Mamma mia, bravissimo. Bravo. Ha segnato così, se no non segnavano mai più, te lo dico io. Vai Gudonzi. E stavolta c'è la munizione. Ma non li lascia giocare, non mi interessa. Ci sta. Io poi comincio a far falli quando è così. Sì, va boh, non l'ha neanche toccato. Vaffanculo, va. Ruiz, attenzione a Fabian Ruiz, attenzione. Allarga il gioco sulle fasce. Tocco preciso. Non poteva. Cercano di farci uscire. Se gliela prendiamo qui andiamo in porta. Chiaramente. Ribattuta, dove va? Sui piedi. Gliel'abbiamo presa a Xavi. E andiamo. Recupera un pallone importante. No, troppa fretta. Vai, 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 Esposito. Mamma mia. Napoli che ci prova, noi siamo un po' asserragliati in difesa, perché un punto qui è buono, dopo le buone prestazioni fin qui è un po' che non perdiamo più. Buona. È buona anche qui. È buona! Pallonetto! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Ma cosa ha fatto qua? Cosa ha fatto Esposito? Ma dai, 2-1. Madonna mia, ragazzi. E Dupe è battuto per la seconda volta. Ma che azione. Qui guardate che palla che gli dà in mezzo. E poi grande Esposito. Tocco il cucchiaino sotto. E 2-1 Pisa. Oh signore. Adesso con calma, siamo ancora lunga, è ancora lunga, grande partita. Ma come gliel'ha presa? E conquista il pallone. La palla ancora qui. Bella apertura. Mamma mia, Napoli in panico. Castagne. Non mi interessa, non mi interessa. Ammoniscilo pure, ammoniscilo pure, me ne sbatti i coglioni. Ma sai come me ne sbatti i coglioni, pelato di merda? Ci sta, fallo da munizione, Kamel Glick. Pelato di merda. Fabian Ruiz. Llorente. Prova a sfondare centralmente. Calma. Andiamo su. Bravissimi, così. Jefferson, dai, 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 Gudonzi, Tonali. Bravissimo, allarga bene così. Andiamo.
bravi a giocare in questa maniera qui. E poi anche qui il passaggio subito di prima, subito di prima. Questo cos'è? La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Palla portiere. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. E poi Piric la porta un po' in avanti, la teniamo, facciamo passare un po' il tempo. Giustamente, come deve essere quando vinci, che vedi delle cose che non vanno, comincia a giocare così. E la palla non si prende più. Rinuncia a giocare, fai melina. È giusto che sia così. Cigarini, sperando di non sbagliare. Palla indietro. Interlerger. Ancora Gudonsi. Stile Barcellona. Boh, Tonali. Cigarini. Palla Bolbat. Indietro. Ancora. Di prima. Ancora. Vai, Interlerger. Avanziamo. Ancora qui a Tonali. Bravo. Attenzione a darla avanti. Buonissimo. Cigarini. Avete visto come si fa? Così, speriamo solo di non sbagliare. Siamo abbastanza alti, quindi non dovremmo commettere errori. E voilà. La squadra meno quotata sta per aggiudicarsi una grande vittoria. Noi gli stiamo facendo un po' ballare, perché se lo script pensa sempre di aver ragione, io gliela metto nel culo in questa maniera, giocando così. Vedete che le partite si vincono anche così, eh? Bellissimo, andiamo. Sono 3 punti. E non me ne frega un cazzo, così imparate. Sempre ste ribattute sugli attaccanti, sono rotto cazzo. Falli che non ti dà. Cercano di prenderla, ma non riescono. E voilà. E abbiamo vinto a San Paolo con 5 minuti di melina. Fischi pesanti, non per noi sicuramente, ma per il Napoli. Grande vittoria al San Paolo, ragazzi. Molto bene. Fischi, fischi pesanti a San Paolo. Giustamente il Napoli doveva vincerla per sperare ancora di rimanere agganciato al momento a Juve-Inter. Andiamo a vederci i risultati e ci salutiamo. Napoli-Pisa 1-2, Udinese-Sassuolo 1-4, Roma-Genoa 1-1, Torino-Uspal 1-0, Trapani che vince in casa della Fiorentina, Parma-Lazio 2-4, Bologna-Atalanta 0-1, Cremonese-Milan 2-0, Inter-Benevento 0-1, sì vabbè lasciamo perdere, Chievo-Juventus 1-0. Questa è la classifica. Siamo a meno 5 dalla Juve, incredibile, chi l'avrebbe mai detto, ma ormai penso che la Juve da qui in avanti non perda. E niente, siamo lì, siamo in Champions League, incredibile, incredibile, grande, 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 grande Pisa, veramente una squadra che darà fastidio a molti. Sono contento per il Trapani, perché da quando l'ho lasciato io per passare poi al Torino, che ho salvato l'altra Master e ho preso il Pisa, così ne faccio due, è sempre rimasto in Serie A, una buona squadra. Milan che è ancora a Naspa, attenzione perché la situazione poi potrebbe diventare pericolosa, ancora secco di vittorie la Spal, incredibile. Niente, abbiamo un attacco che veramente 18 reti in 9 partite, viaggiamo alla media di 2 gol fatti a partita. Direi che con una media così, davanti a Inter, Napoli, Roma, Lazio e a 5 punti dalla Juve, possiamo essere contenti. Ragazzi, io per adesso vi saluto, grazie a tutti, ci lasciamo così con la visuale della prossima partita. Vediamo cosa ci dicono qui, cosa vogliono. Convocazioni nazionali, cambio di ruolo per Sinclair, ma anche sto Sinclair non è che mi sta piacendo molto, mi sa che darò via Sinclair e Gomez e terrò Edera, perché Edera fa un buon movimento, mi serve un giocatore così. Andiamo alla prossima, guardate, partite Parma, Bologna e Cremonese. Io avevo detto alla fine di questa, prima di queste tre partite, diciamo prima di queste due, una, due, tre partite, avevo detto puntiamo a fare 5 punti, ne abbiamo già fatti 6, direi che meglio di così si muore.
Ragazzi, io vi saluto, grazie a tutti, grande Pisa. E niente, se volete dirmi per voi due attaccanti da prendere che non costino tanto, però che siano già con un over pompati, perché sennò non c'è tempo di aspettare che crescano qua. Potete scriverlo nei commenti, iscrivetevi e lasciate like se vi va, se no è uguale. Ciao a tutti, buona serata e buon Ferragosto ancora. Ciao ciao.